intenderesti di portare biografie di artisti antichi e contemporanei? Questo già lo faccio, quindi io faccio una bella selezione di artisti e di personaggi in generale. Io non porterò soltanto artisti storici, eccetera, porterò comunque un po' quello che veramente mi ispira in quel momento. Questo lo specifico perché, ragazzi, quando faccio una ricerca io devo essere presa dal personaggio. Io non riesco a portare un personaggio solo perché mi è stato richiesto, ma che in me non scaturisce alcun interesse. Dico proprio la verità, cioè io ho bisogno di essere davvero interessata a quella storia per potervela portare anche al meglio, altrimenti me la porterei così sommariamente, non che trovi dettagli allucinanti. Alla fine ho fonti molto normali, però preferisco in questo modo. Poi però sicuramente porterò senz'altro altri tipi di personaggi. Già ho stilato una lista, sto preparando questa biografia. Vi dico solo che è un attore, questo ve lo posso dire, non svelo il personaggio perché l'ho fatto altre volte e secondo me non è molto accattivante svelarlo subito. Preferisco così. Martina Carla mi chiede: ciao Francesca, quali sono i tuoi film e serie TV preferiti? E i tuoi libri? Allora, dico già da subito che leggo molto poco i libri, soprattutto leggo molto articoli, ovviamente attendibili, non alcoli giornaletti, non voglio fare nomi, però si sa. Leggo principalmente biografie storiche soprattutto, ma anche di personaggi ovviamente più dell'era attuale. Mi piacciono anche degli articoli scientifici, soprattutto riguardanti la medicina. Ovviamente non sono esperta, niente, però sono abbastanza appassionata, ma in particolar modo sono appassionata di crime. E qui ci ricolleghiamo alle serie. A me piacciono film, thriller e story crime. Non mi piacciono gli splatter tranne Squid Game, perché mi piace proprio il significato e perché mi piace quel senso di angoscia e di paura che ti incute. Però in genere mi piacciono proprio i thriller e poi tutti i programmi riguardanti il crime. Storie maledette è il mio preferito, anche perché io sono una fan accanita di Franca Liosini. Come non amarla? Se si è appassionati di crime, oltretutto, adoro proprio la sua narrazione, il modo che ha di intervistare i suoi ospiti. Poi, vabbè, anche chi l'ha visto con Federica Sciarelli, non scherza. Io infatti la chiamo come tanti, la Queen, perché effettivamente è la regina del crime, si può dire. Guardo anche serie più leggere, logicamente. Io sono molto molto fissata con Una mamma per amica. Tra l'altro mi rilassa tanto e in momenti anche in cui sono un po' stressata, non mi sento tanto bene, la metto lì come sottofondo mentre cucino, mentre stiro, mentre lavo. Stiro, non stiro quasi mai. Comunque, mentre sbrigo anche delle cose a casa, mi fa proprio rilassare. Poi mi piacciono quei dialoghi così frettolosi, simpatici, ironici, però molto intelligenti e anche culturali. Infatti, se non sbaglio, ha vinto anche diversi premi proprio per i dialoghi. E guardo Sex and City, che è anche una serie molto leggera. E poi attualmente guardo un po' quello che mi capita. Ora come ora sto guardando diversi episodi, ma un po' così
Se siete